Serata di grande calcio ancora protagonista sui canali EA Sports per non perdersi nemmeno un istante. Con me come sempre c'è Daniele Adani. Gara attesissima per tifosi e addetti ai lavori. Si gioca tra Parma e Milan. L'entusiasmo e le stelle, le due squadre hanno capacità, gioco, grinta, cuore a sufficienza per poter regalare uno spettacolo da ricordare ai tifosi sugli spalti e al pubblico a casa. Questa partita promette scintille. Ecco con l'aiuto della grafica l'11 di partenza del Parma. È una squadra che fa delle ripartenze la sua arma principale ed è un tipo di strategia che ha già dato buoni risultati in passato. È un sistema di gioco ormai collaudato. Sanno chiudere bene gli spazi quando vengono attaccati e poi colpire rapidamente con contropiedi che si rivelano spesso letali per gli avversari. Milan che si schiera con questi 11, li vediamo. Per questa sfida hanno scelto una versione piuttosto offensiva del classico 4-5-1 perché gli esterni hanno le caratteristiche e la capacità di andare. A loro il tecnico avrà chiesto una partita di grande sacrificio, Pier, per dare una mano all'unica punta di ruolo. Calcio d'inizio per il Parma. Si libera dell'avversario. Buona ripetizione qui. 1-0, non ha sbagliato. Un gol è sempre un gol. Certo che qui non poteva proprio sbagliare, eh. Ha avuto tutto il tempo per prendere la mira e depositare la palla in rete. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Ecco Pulisic. Muove molto bene il pallone qui il Milan, efficace il possesso rossonero. Intercetta un pallone molto pericoloso. Grande tecnica qui. Riconquista un pallone importante. Ecco Pulisic. Recupera bene qui il pallone. Loftus Cheek. Esagera qui e regala la rimessa. Ottima lettura. Loftus-Cheek.
ha il supporto dei compagni. Occasione d'oro. Azione che sfuma, grande lavoro della difesa. Fallo laterale per il Parma. Occasione importante dalla bandierina per aumentare il proprio vantaggio. Sceglie il traseggio. Un altro calcio d'angolo adesso. Batte corto. La sterzata verso il centro. Entrata perfetta, riconquista il pallone. La lavagna del quarto uomo indica un minuto di recupero. Bennacer. Loftus Cheek. Non può sbagliare. Un intervento che vale come un gol. Finisce in questo istante la prima metà di gara e vedremo cosa ci offrirà il secondo tempo. C'erano molte attese su di lui per questo match, al momento però non sta confermando le aspettative migliori. Per un attaccante il gol è di vitale importanza. Oggi non solo non è riuscito ancora a segnare, ma non ha neppure impensierito il portiere. Non mi sorprende che siano sotto nel punteggio. Primo possesso della ripresa, Milan che deve rimontare lo svantaggio di una rete. Scelgono il fraseggio, ma forse dovrebbero alzare un po' il ritmo se vogliono trovare il pari. Ecco Pulisic. Ottima difesa in area. Possibilità per la ripartenza. Palla troppo lunga, si ripartirà con una rimessa laterale. Cambi da una parte e dall'altra. Theo Hernandez. Apre profondo per il compagno. Azione che si interrompe sul più bello. Si affidano al possesso palla. Entra nettamente sul pallone e recupera. Origi. Ecco Pulisic. Ecco Righi. Cross preda della difesa. Ottimo tempismo, interrompe la manovra avversaria. Si ripartirà dunque con il calcio di punizione contro il Milan. Tutti e due gli allenatori vogliono cambiare qualcosa. Non interrompe l'azione l'arbitro per il vantaggio. Prova a costruire qualcosa. Azione che sfuma, ottima lettura difensiva. Ancora un quarto d'ora da giocare. Intercetta il lancio e riconquista il pallone.
Resiste alla pressione degli avversari. Roberto Inglese. Tackle vincente in area, pallone di nuovo loro. Alvaro Morata. Possono prendere in contropiede la difesa. Recuperano il possesso interrompendo l'azione che stava diventando pericolosa. Morata. Bennacer. Ed eccolo, il gol del pareggio, sembrava finita. Trovano il pari sul filo di lana, quando sembrava che ormai la partita fosse finita. Gol che rimette tutto in discussione. Lo rivediamo. Siamo di nuovo in parità, grazie al gol dell'1-1. Si giocherà ancora per due minuti. Finisce qui, senza vincitori né vinti, dopo i 90 minuti.